quando andarono via tutti, lui si accorse che però stava bene, che c'era dentro di sé c'era gioia, perché lei l'aveva bastonato, ma l'aveva portato a contatto con la sua anima. Perché questo fa un vero maestro. Un vero maestro non insegna nulla, perché tutto ciò che può essere insegnato è spazzatura. Tutto ciò che può essere dato, come viene dato, può essere tolto, viene perso. Mentre un vero maestro, il compito di un vero maestro è portarti a te stesso. E allora quello non te lo può togliere nessuno. Portarti alla tua anima, all'atma, al sé che è nel cuore di ogni essere, di ogni cosa. Quindi parlavamo dell'istruttore, cioè del maestro. La conoscenza è spazzatura. A meno che non serva per il tuo lavoro. Se sei un medico tu devi conoscere, un professore devi insegnare, un architetto deve costruire, quella sì, ma non la conoscenza per trovare te stesso. Non hai bisogno di nulla, hai bisogno di un desiderio sincero, vero, di conoscere chi sei. Nel Viveka Chudamani Shankara dice che tre sono gli elementi essenziali, i requisiti per conoscere se stessi. Nascere essere umano. Difficilissimo. Difficilissimo. Avere desiderio sincero di conoscere te stesso. Anche questo, difficile. Molto difficile. Incontrare una persona, un maestro che conosce se stesso, che abbia interesse per te. Anche questo non è facile.